più umani, by la nona Elica. È tutto dannatamente fantastico. Sì, perché le cazzate si susseguono una via l'altra senza pausa alcuna. Nemmeno il tempo di digerire la prima che subito arriva la seconda, poi la terza, la quarta e così all'infinito. Già, da quando hanno visto che il popolo bue si è piegato ad ogni diktat, perfino a quelli più oltraggiosi tipo la mascherina obbligatoria in piedi ma non da seduti o il coprifuoco causa vai russe, nessuno li tiene più a freno. Hanno capito che possono imporre la qualunque senza che vi sia opposizione alcuna, se non da parte di una minoranza cazzuta e tuttavia in netto svantaggio numerico. E dunque, dopo la violazione della segretezza di chat, mail, messaggi e conversazioni telefoniche, non crederete mica che la privacy serva a qualcosa se non a complicarci la vita, vero? Adesso arriva la necessità di dimostrare la maggiore età per accedere a siti di scommesse o a quelli, come dire, piccanti. Ah però, vogliono saperne di più sui nostri fatti più intimi? Ma quando mai? Quelli li sanno già, per filo e per segno. Tra cookie e tracciamenti di ogni sorta, assistenti vocali sempre attivi, geolocalizzazione fissa accesa e telecamere che molti sostengono non si spengano mai, di noi sanno tutto. Ci conoscono a menadito e hanno un profilo che farebbe invidia a qualunque divisione di polizia investigativa. Quindi non è per avere qualche informazione maggiormente dettagliata, né tantomeno per proteggere i minori. Quella è la scusante di facciata che ammanta il loro operato di un'aura di altruismo, desiderio di protezione, perseguimento del bene comune. Se si pensa che questi sono gli stessi che hanno voluto a tutti i costi inoculare l'intruglio magico che tutto può ai bambini e che sempre loro continuano ad imporre ai minori della più tenera età non so più quante dosi di prodotti immunizzanti tradizionali dietro la più o meno paventata minaccia di casini con amministrazioni e servizi sociali, è facile capire che non c'è alcuna volontà di tutela. Si tratta del solito sovvertimento argomentativo non tanto per carpire la buona fede degli eterni babbei, quanto per umiliare nell'ennesimo modo chi accetta il loro ricatto. Pensiamoci, l'identità digitale per accedere a siti porno d'azzardo. La prima era gratuita durante il divieto di uscire dalle proprie abitazioni e di circolare per le strade. Prima hanno fomentato la dipendenza dagli uni e o dagli altri, poi subitaneamente tolgono il giochino a meno che non ci si pieghi alle loro richieste. Per l'ennesima volta malevoli ma geniali. E per zittire immediatamente chi già accampava proteste perché chi eroga il servizio potrebbe essere incauto o malintenzionato o vatte la pesca, ecco la trovata del soggetto terzo che accerta la tua identità, dunque la tua maggiore età, e ti fa accedere al paradiso interdetto ai minori. E chi potrebbe fornire garanzie migliori di chi gestisce già SPID, carta identità elettronica o IT wallet? Ammettiamolo. Questi figli di buona donna sono davvero fottutamente in gamba, quasi dei galantuomini, nel loro lasciarci liberi di usare al meglio il nostro libero arbitrio. Sta a noi capire che questo è solo un assaggio, o meglio, è l'ennesimo passo verso la richiesta dell'identità digitale per l'accesso ad internet, con tutto ciò che ne consegue, ovviamente in termini di utilizzo di conti bancari online, social, programmi di ricerca, eccetera. Eppure in questo caso il pensiero viene spontaneo. Se il passaporto verde diventava da verde a rosso in caso di mancato rinnovo del Tampax o dell'inoculazione, non potrebbe facilmente accadere lo stesso per la validità dell'identità digitale ai fini dell'accesso anche ai servizi più basilari? È bene capirlo da subito. Non stiamo parlando né di porno né di scommesse né di minori. Qui si tratta di ben altro. Della solita finestra di Overton, direi, che è bella spalancata. Stanno stringendo i tempi e le maglie. Il bersaglio è sempre la nostra libertà. Sarebbe davvero un bellissimo paradosso se per difenderla finissimo per liberarci dalle nostre dipendenze moderne più o meno virtuali, tornando ad essere finalmente meno tecnologici, meno schiavi, più umani.